Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi come promesso video outfit vi mostro i due capi che ho acquistato domenica scorsa che vi ho mostrato nell'ultimo video e poi già che ci sono vi mostro anche la pancina perché molte di voi mi chiedono di mettere delle foto, di mostrare la pancina e l'ho già messa su Instagram, però ecco già che faccio un video outfit vi faccio vedere anche lo stato della pancina. Ve la mostro subito, altrimenti poi mi dimentico. E la vedete anche bene perché ho la maglia nera con lo sfondo bianco, quindi insomma, vedete proprio tutto nel dettaglio. Comunque, la pancina al momento è questa. È pomeriggio, quindi insomma, la sera diventa un pochettino più gonfia, però ecco, la situazione al momento è questa qua. Comunque vi mostro l'outfit. Come avete notato, ho messo sotto questa maglia che è una maglia di retina, una maglia traforata, una canotta nera semplicissima che ho preso da Camaïeu. È attillata, ora forse anche troppo perché appunto era una taglia piccola e l'avevo acquistata l'anno scorso, 2 anni fa, e quindi insomma ora è super aderente, però ecco, è una semplicissima canotta con la spallina sottile. Poi sopra ho deciso di indossare questa maglia che avete visto nell'ultimo video che ho acquistato da Telly Whale. Questa, come vi dicevo, è una maglia traforata di retina e mi piace tantissimo perché ha tutti questi colori, questo numero con questa stampa animalier, insomma mi piace tanto. Probabilmente una taglia in più mi sarebbe stata meglio. Io sinceramente comprando sempre taglie piccole mi sono un po' buttata così alla cieca, non l'ho provata, non è aderentissima, senza pancia sarebbe stata bene, però ecco, sarà il caso che ora mi inizio a provare anche le magliette. Comunque vedete, è una maglia che dovrebbe cadere dritta. Ora mi sta attillata per la pancia, però dovrebbe cadere di dritta. L'ho pagata 19,95 se non ricordo male, e c'erano anche altre fantasie. Io, come vi ho detto, ho preso questa qua perché ha anche dei dettagli viola, ad esempio qua, e quindi insomma la vedo bene abbinata alle scarpe che ora vi mostrerò. Poi ora vi faccio vedere i jeans. Anche questi li avete già visti nell'ultimo video. Comunque sono jeans piuttosto ampi con tutti questi strappi, insomma mi piacciono tantissimo. Questa, come vi ho già detto, è una 44 perché per via del pancione ho preferito prendere una taglia in più, però ecco, anche la 42 mi stava, l'ho presa pensando al futuro. E questi sono di Zara, li avevo pagati 39,95 mi sembra. In fondo hanno il risvoltino che però si può disfare. E poi vedete, ho deciso di indossare le Converse, queste qua bianche con questo dettaglio viola sulla caviglia, questo dettaglio grigio, giallo, viola, bianco, insomma ha un po' i colori che riprendono appunto la maglia. E le Converse, visto che con il fradito non ci so camminare, mi tornano molto bene in questo periodo perché insomma non sono particolarmente pesanti, sono comode, si abbinano facilmente, quindi insomma questa è la parte inferiore dell'outfit. Come accessori ho deciso di indossare questo semplicissimo bracciale nero molto molto luminoso con questi due cornetti, uno in vetro di Murano rosso e l'altro con tutti questi strassini molto molto luminoso. Mi piace tantissimo questo bracciale anche se è sobrio. È sobrio, dai, sì, è sobrio. Poi sulle unghie ho deciso di tenere lo smalto che avevo anche qualche giorno fa, che è il numero 26 Stardust della linea Prêt-à-Porter di Deborah Milano. E mi piace tantissimo perché come il trucco richiama i colori della maglia. Come orecchini ho deciso di indossare questi qua ispirati al modello di Dior, molto molto appariscenti, leggerissimi, anche se potrebbe
non sembrare questi qua che appunto riprendono il bianco della maglia, delle scarpe, insomma è tutto un riprendere di colori. Mentre come make-up ho deciso di realizzare un make-up piuttosto sobrio sulla parte superiore, perché è tutto realizzato con colori neutri. Ho applicato praticamente nylon per il punto luce, poi un ombretto marroncino shimmer sulla palpebra mobile e poi espresso, che è un marroncino opaco sulla piega e nell'angolo esterno. Poi vabbè, righetta di eyeliner e poi ho voluto dare un tocco di colore anche al make-up, stendendo leggermente la matita cielo, la nuova matita cielo di Neve Makeup, nella rima inferiore, vedete? Mascara Vamp di Pupa, che dopo oggi butterò perché è arrivato al capolinea, veramente non si vede neanche più l'effetto, vabbè, butterò e insomma vedrete poi nel video sui prodotti terminati. Mentre i capelli li ho mossi e li ho realizzati con la tecnica della fascia. Se vi interessa, comunque qua sotto nell'info box vi metto anche il link a quel tutorial, perché veramente vengono benissimo. Poi mi piacciono un sacco con questa lunghezza, mi piacevano anche prima con il capello più lungo, però veramente ora con questa lunghezza hanno quel non so che insomma mi piace anche di più. Poi sulle labbra ho il rossetto 400 del I'm Pupa, che è un rosino bello intenso. Ora qua magari non lo vedrete neanche intenso perché lo sono andata a picchiettare con il polpastrello, non volevo proprio un colore super, super intenso, anche perché sono bella variopinta oggi. E poi sulle guance blush di Neve Makeup. Bene ragazze, spero che questo video outfit vi sia stato utile, io vi mando un grossissimo bacio e come sempre ci vediamo venerdì con il nuovo video. Ciao!